Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo nuovamente su Atelier Ryza, perché Coach Media mi ha chiesto di fare un altro video. Io ho deciso di andare avanti dalla partita scorsa, dove avevamo appreso i fondamenti dei combattimenti, ma no, oggi non sono da solo, perché ho deciso di chiamare un appassionato di stile giapponese, come può essere questo gioco, e di lingua inglese. Lo conoscete già, lui è Luca. Ciao a tutti. E lui è ai comandi oggi e inizierà a giocare. Bisogna essere molto veloci perché possono giocare a turno. È un po' come gli ultimi Final Fantasy, dove non è tutto propriamente in pausa. Sì, lo stile è una via di mezzo tra i combattimenti a turni e il tempo reale. Quindi hanno mixato un po' i due stili. Quindi hai la velocità del combattimento in tempo reale, mentre hai però la gestione dei combattimenti turni. Gestione dei combattimenti che non è che abbiamo capito proprio benissimo, ad essere onesti. Ok. Mamma mia. E niente. Tuo parere sul gioco fino adesso? Ma il gioco non mi dispiace, non è il mio genere. Mentre è il mio genere. È il tuo genere, ma a me tutto questo verde, queste ambientazioni, foresta, così, il fatto di comunque viaggiare di punto a punto, vedere posti diversi, mi piace molto. Forse in italiano hanno lasciato un barlume di speranza i distributori, Coach Media appunto, forse, un giorno, domani. Verrà tradotto. Sì, però... dico, non credo che oggi sia un problema come lo era magari 15 anni fa il fatto di essere in inglese. Quando ho giocato a Final Fantasy 7 la prima volta. Allora, tu sarai anche l'addetto alla traduzione. Allora, ti ricordo che se un mostro lo colpisci in anticipo, perché sta giocando Luca adesso, non io, hai il diritto di dargli il primo colpo. Quindi, questo è forse il primo video di Indie Gameplay Ita che non è giocato interamente da me. Ma... hai lasciato il comando. Ah, tu decidi sempre di usare la super mossa. La super mossa viene buona, posso usarla. Poi è uno stile che magari io prediligo, magari lo stile a turno, completamente a turno, perché sì, lo preferisco anch'io. Non mi rilassa, diciamo, il fatto di essere in combattimento. È anche vero che mi piacciono molto gli action, tipo ad esempio, non so se tu conosci The Witcher. The Witcher 3, lì le boss fight, i combattimenti, devi essere bello pieno di riflessi. Qua invece è un mix tra un gioco a turno e un gioco a riflessi. Abbiamo fatto questo attacco multiplo. Provare a dargli dietro le spalle e vediamo. Comunque cerchiamo di approfondire un pochino quello che è la fine del tutorial. Adesso spero si vada. Anche se una peculiarità, siamo saliti di livello, livello 4. Peculiarità dei giochi giapponesi è che i tutorial sono infiniti. Durano anche 15 ore. Esattamente. Durante tutta la prima fase di gioco verranno spiegate poi tutte le varie possibilità. Ok, perché come dicevo la volta scorsa, Atelier è una serie di giochi basati sull'alchimia, quindi sul un po' come dicevo Monster Hunter va, caccia i mostri per i materiali, qua noi cacciamo i mostri per i materiali, ma per l'alchimia e non per cacciare altri mostri, quindi è un... ok, vabbè, possiamo evitare anche gli slime che si va in combattimenti... fine. Ok, dovremmo... non, mi sa che non è qua che dobbiamo andare, perché qua c'è un dialogo, quindi dici, ci lanciamo in una secondaria? Proviamo a vedere cosa succede. Allora... ti dicono che è sconsigliato andare nella caverna perché è pericoloso. Quant'è pericolosa? Se... non te lo posso... non so dirtelo. Quindi non fondamentalmente... sicuro. Credo che sia una cosa sconsigliata, soprattutto se non abbiamo... ah, non credo neanche che possiamo entrare nella caverna, tra l'altro, no? No, c'è un cartello, ma va bene. Va bene, no. Dai, andiamo. Andiamo... proseguiamo. Allora, se vedi la mappa, dovremmo arrivare a quella, quella in basso a destra, su quella porta azzurrina, lì, credo. Se non quella, no, se non quella... alla nostra destra. Eh sì. Non è la porta azzurrina perché noi arriviamo da là, credo.
almeno credo sia quello l'obiettivo. Ci siamo spostati nell'isola, presumo. Allora, poi con il tasto menu si può andare a vedere il dove dobbiamo andare. Dopo aver vinto la prima battaglia con un mostro, i tre avventurieri vanno avanti nella foresta. No, infatti abbiamo sbagliato, mi sa. Dovremmo andare nella foresta, che infatti è di qua. Infatti. No, siamo tornati indietro, questa è casa. Ah, quindi ci stiamo perdendo. Ci stiamo perdendo, cioè praticamente noi per sbaglio abbiamo preso la barca e siamo tornati, siamo tornati a casa. Ma poi sapete che il mio senso dell'orientamento è sempre un po' così, ma in questo caso non sto giocando io, ma vedo che anche il suo non è che scherzi, insomma. Vabbè, torniamo dove eravamo e dobbiamo davvero andare dove c'è il di là. Ok, infatti dove c'è la porta azzurrina, avevo ragione io. Ok, andiamo avanti. Molto comodo da skippare i mostri se non ha voglia di affrontarli. Ma è sempre un'arma a doppio taglio, perché se li salti e vai troppo avanti ti tocca tornare indietro per fare i livelli, e quello lo chiamano grinding. Perché uno dovrebbe giustamente calibrare un pochino, cioè dosare i combattimenti con il resto delle attività, che può essere il crafting, l'esplorazione. Se uno dice non mi piace il combattimento, a parte che magari ha sbagliato un po' gioco, ma... Sì, beh, sicuramente. Allora, così, un mostro nuovo. Giusto, okay, per farveli vedere. È già capitato anche a me di fare una cosa del genere, con giochi simili. Tipo salto, no, li farò, tipo Ni no Kuni e... o Dragon Quest, soprattutto Dragon Quest, e arrivavo ai boss con due colpi morivo, al che andavo a cercare e scoprivo che bisognava essere di livello di 4-5 livelli superiori a quelli che io ero, ma quindi fastidiosissimo dover tornare indietro e combattere più volte contro i mostri. Quindi bisogna mettere per scontato che l'esplorazione, la storia, quello che ci tiene legati alla... a giochi di questo tipo è sempre la trama, tutto stile, sì, giapponese. Assolutamente. Colpi di scena, sono molto bravi nei colpi di scena. Non mi aspettavo di trovare un grande clearing like this, uno spiazzo, sì, così, come questo. Queste sono le rovine del regno di Clint. Le abbiamo anche nel villaggio. E tutto quello che resta sono le fondamenta, sì. Tornando giusto, allora. Assolutamente. Non sembra essere molto grande. Mi chiedo come... se era una sorta di avamposto nella foresta. Sì, di non andare in giro così, che sì, è colpa sua se siamo... Sì, ok. Ci siamo trovati tra i mostri. Vabbè, tanto è un gioco dove si combattono i mostri. Che cos'era? Di cosa stai parlando? Sono qui. Ma ha urlato qualcuno ed era una voce femminile. Esattamente. Arrivava dal dentro della foresta, dal profondo della foresta. Tao, andiamo. Andiamo. Sì, poi giocano molto su questa cosa delle espressioni, la classica lacrimuccia, diciamo. Sì, molto... Spero che non sia successo niente di grave. Andiamo avanti. Adesso sappiamo che dobbiamo andare verso la porta blu. La cosa magari che non mi piace molto, ma è un tipico di tutti i Final Fantasy per primi, Dragon Quest poi, Ni no Kuni pure, sono questi corridoi dove non c'è possibilità di esplorare. Esatto. Sì, generalmente è abbastanza... Diciamo che il bello di questi giochi è che le cose da scoprire sono magari boss segreti, finali, sì, multipli. Esattamente, tutte le missioni secondarie, la puntano possibilità su altre di crescita, cose a livello, sì, di... Il gioco di per sé generalmente è molto lineare ed è fattibile nell'arco di 10 ore, forse anche meno. Oddio, i giapponesi durano, tipo i Final Fantasy durano anche 100 ore. Sì, 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 se vai a sviluppare, però... Sì, no, è anche quello. Attenzione.
Sì, questa è una scena classica. Un nuovo personaggio introdotto. Sì. Pensavo peggio il fanservice, comunque, se devo dirti la verità. Ok, vabbè, tu sai che cosa stai parlando. Visto lo stile giapponese che richiama molto quella cosa lì. Richiami, anche la copertina. Richiami a forze di gravità che puntano verso il basso, insomma. Va bene, sembra abbastanza forte. Non dovremmo possiamo... abbandonare qualcuno nei guai. E dobbiamo buttarci nella mischia. Andiamo a salvare quella damigella. In distress, in soccorso. In pericolo, sì. Non male per iniziare un'avventura. Bene. Ma no, non è l'inglese difficile, ci sono inglesi molto difficili. No, vedo che sia molto molto semplice. Quindi se avete un livello comunque base di inglese, credo che ve la possiate. Mi sa che hai mancato il colpo, ma ti puoi anche muovere, mi cosa posso che muovere. Non si muove? Ah, posso muovermi se spreco il turno per muovermi. Ah, ok, potresti provare a metterti alle spalle. Il bello che stanno lì e si guardano tutti per 15 secondi. Vado io, vai. No, forse in italiano sarebbe molto molto più rilassante. Anche se comunque c'è sempre spazio per... Combattimento abbastanza semplice per il momento. Lo abbiamo spinto via? Insomma. Ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo affrontata. Sì, sono tutti modi di dire che vanno capiti questi. È l'unico problema che si può incontrare. Ci siamo andati vicino, però... Lui è... Sono sfinito. È riprovato, sì. Perché beat è anche battere, però sono sfinito. L'abbiamo battuto. No. Come ti senti? Sei ferita? No, sto bene. Grazie per avermi salvato. Mi sono persa qui e i mostri mi hanno attaccato. Scusa. Non dovremmo andarcene. Io altro go, sì, dovremmo riportarti via. Riesci a camminare? Riesci a camminare, sì. Io ci avrei messo molto di più, sarei stato lì, come in tutti i video che c'è. Perché non faccio mai tagli, quindi... Meglio andare prima è meglio che poi. Ok, calmati. Ci siamo comportati bene fino adesso, siamo andati bene per la prima grande battaglia, non pensi? Sì, abbiamo salvato una fanciulla, insomma, quello che è. Paetti, Maiden, vabbè. E siamo andati, abbiamo stati vittoriosi, bene, bravi. E poi, diciamo che questi personaggi orientali non contengono mai le esultanze. Sono soltanto... Sì, molto... No, molto particolare. Andiamo a casa. Yeah, Lent. Molto bene. Ok, abbiamo aggiornato la missione. Possiamo andare avanti. L'albero lanterna. Sì, poi ci sono tante di queste cose, magari con posti che magari hanno una loro descrizione nel... come si chiama? Nel diario di gioco. In pratica il bello di questi giochi è che danno anche tante spiegazioni sui posti che si vanno a visitare. Non male, non male. Mi chiedo che cosa abbia lì nella scatola. Giocano tanto anche su queste cose. Un personaggio un po' particolare, un po'... Che è stato un modo un po' così di presentarsi, ma va bene. Lei è Claudia Valenza, sono venuta qui con mio padre, è un... Mercante che viaggia. Proprio tradotto un po' così alla buona. Traveling. Aspetta, saresti dovuto arrivare al nostro villaggio oggi? Dov'è? C'è qualcosa che stai trasportando, sembra qualcosa... Che cos'è quello che stai trasportando? Sembra importante, ecco. Perché tradurlo letteralmente non sta sempre bene. Che non deve dircelo se non vuole. Nel senso che è stato un po' indelicato lui, fondamentalmente. Infatti. Lui si risente di questa cosa. Ah, però intanto sul più bello arriva... Nel mentre vengono interrotti.
il Pokémon, te cazzo, sì. Di Pokémon. Alla fine sono tutti Pokémon. Dai, facci vedere chi sei. Prova a dargli alle spalle. Sono tra l'altro svenuta. Credo che sia voluta questa cosa qui e faccia parte della trama. Sì, a questo punto, quando un mostro ti demolisce in questa maniera, o hai fatto come ho detto prima, saltando tutti i combattimenti. I nostri attacchi sono inutili. Dannazione, dobbiamo scappare. Ma bloccando, ci sta bloccando l'unica via d'uscita. Cosa dobbiamo fare? E tanto sei rinvenuta. Distraiamolo e andiamocene da qui. Punto in sintesi. È vero. Col tuo livello di abilità non riesci a fare nulla. Chiudete gli occhi. Chiudete gli occhi, sì. Siamo proprio in tensione totale, sono tutti zitti a vedere. Il mostro... Hai distrutto il mostro in un singolo colpo? Mi sorprendo che voi siate sopravvissuti così a lungo. A lungo, sì. Che cos'era quel rumore? Esattamente. La potenza dell'alchimia. E qui arriviamo all'alchimia. Qui introducono l'alchimia nel gioco, che poi è alla base dell'intero gioco. Il ragazzo misterioso, il classico Mysterious Boy, c'è sempre. Viene sempre in mente Mysterious Lady, Mysterious Lord, il Milord di Sailor Moon. Una cosa un po' misteriosa, un po'. Non dobbiamo perdere tempo parlando con loro, Empel. Dobbiamo trovare il nostro obiettivo, allora, e quindi torniamo al porto. Certo, Lila, possiamo parlare magari più tardi, per ora... Andiamo dalla foresta. Esatto. Alchimia. Non ho mai visto qualcosa di così interessante. Fantastico, sì. Sì. Non volevo essere. Fondamentalmente è andato alla base per poi costruire il resto del gioco, credo, a questo punto. Questi qui sono arrivati, ci hanno salvato e se ne sono andati. E lei si è innamorata dell'alchimia, fondamentalmente credo che sia. Con così poco, vabbè, ha visto una botta che esplodeva, insomma, anch'io non mi innamorerei dell'alchimia se vedessi una botta che esplode. No. No, mi sa che puoi passarci sopra, Salta. Ah, posso saltare? Ho appena fatto questa scoperta. No, abbiamo saltato anche prima. Ed è sorprendente perché di solito in questi giochi non salti. Esattamente. Questi fiori crescono anche qui. Oh, arigatai. E siamo abbastanza fortunati che lo facciano. Perché sono così speciali? I mostri non possono sentirne l'odore. E sono... Siamo salvi finché siamo vicini a questi fiori. Okay. In altre parole, le aree come queste sono ottime per riposarsi. Sono punti di ristoro, fondamentalmente. Ok, Safety Flowers. Troverai degli strani fiori, puoi dormirci. Ti permetteranno di dormire, recuperare vita, HP, sì. Ok, perfetto. Bene. Ah, ok, puoi dormire anche nelle varie fasi. Dormiamo fino alla mattina, dai, usiamolo, così almeno passa il giorno. Bello, ciclo giorno notte, interessante. Non c'è in tutti i giochi. Indica anche l'orario in basso a destra.
Sì. Non c'è in tutti i giochi di questo tipo, perché di solito è riposa per e passa tutto il giorno, di solito. È molto interessante. Andiamo al porto, quindi. Piccolo combina guai. Sono... mi dispiace davvero. Non urlare Eliza. Non rimproverarla. Se non rimproverare Eliza, se non fosse per voi, non saremmo qui adesso. Siamo arrivati in ritardo. In ritardo. Comunque hanno fatto il loro lavoro, li hanno salvati. Ok. Tu intanto traduci che sei più... Traduco. Devi capire che cosa hai sbagliato. Ok. Però alla fine è andato tutto bene. Okay. Il concetto è proprio quello. Ma no, ma a livello di inglese io credo che una volta che ci hai fatto un pochino l'abitudine, ci sono anche le pause, puoi anche puoi un attimo ragionarci, mi sembra abbastanza semplice. Spero sempre lo traducano, però. Sì, sarebbe comodo per una distribuzione maggiore. Ok, ma io non ho capito su chi è il padre di Eliza, me la stavano riprovando. No, no, credo di no, perché no, l'hanno appena presentata, quindi... Grazie per aver salvato il... Ah, è il padre di quella con la custodia misteriosa. Ah, ok. Ecco, e questi sono i problemi della lingua, magari non capire questi nessi qui e... Ma credo che non so se l'avevano detto. Ah, ok, ci siamo distratti un attimo. Ah, okay, o l'hanno detto e non ce ne siamo dati noi, o lo stanno facendo capire ora. Ah, no, può essere anche quello, perché lei ha detto padre. Quindi... Empel è quello, l'altro, sì, quello misterioso. Quello misterioso. Qui c'è un po' di fanservice, però, effettivamente. Comunque... Sullo sfondo si vede. Sì, sì, ok. Dovremmo dare un extra premio, insomma. Per... Esattamente. Sì, questi monocoli, veramente... Sì, stili un po' sempre abbastanza particolari, un po' steampunk, un po' cavalieri, samurai, richiamano un po' di tutto quel genere lì. Ok. Allora state viaggiando per il villaggio per affari? Stiamo investigando la... Ah, ok, Clint, il regno Clint, le rovine. Le rovine, sì, sì. Sì, beh, leggi tutto, poi devi ricostruire la frase, è un po' complicato. Sì, è quasi più difficile tradurlo che neanche capirlo, perché nel momento in cui devi tradurlo devi un attimo rielaborare la frase. Nel capirlo, se hai un po' di familiarità con l'inglese, lo leggi, stanno lo capisci. Stanno cercando di capire quanti sono. È vero, la Kurken Island è piena, piena di rovine. Anche nel villaggio ce ne sono. Così i pettegolezzi, insomma, i rumors, facile dire rumors, sono veri. Insomma. Okay. Che possono alloggiare da queste parti per studiare quelle cose lì. Sì, forse sarebbe stato bello fare il video più avanti, nel senso, se andrai avanti ti conviene svilupparlo quando hai sbloccato tutte le abilità. Sì, cioè, anche perché all'inizio è molta storia. Sì, però c'è un vincolo, nel senso che non si può mostrare in video oltre un tot, quello che mi è stato detto. Quindi temporeggiamo sull'inizio. Io sono poi sempre di quest'idea: se a uno piace lo compra e lo gioca. Sì, sì, vabbè, allora non sto vendendo per Coach Media né per, però è giusto così. Credo che sia comunque destinato a un determinato tipo di pubblico, cioè il gioco di per sé deve un piacere. Se qualcuno è arrivato a questo punto del video è veramente interessante. Gli altri sono andati via al secondo minuto, quando stavamo capendo i tasti, insomma, fondamentalmente. Ma però la storia è carina, la storia si lascia giocare. Sì, non è Signore degli Anelli, insomma. Il disegno io lo approvo pienamente, classico stile giapponese, abbastanza semplice. La colonna sonora, da quello che ho sentito, è bellina.
sì, che in genere è sempre un punto di forza per questi giochi qui. Un attimo elaborato forse, ma non abbiamo neanche approfondito noi il sistema di combattimento. Sì, che sicuramente poi diventerà più interessante con l'introduzione effettiva dell'alchimia e tutto quanto. Quindi immagino poteri e possibilità di... Di alchimia non abbiamo ancora visto niente. Ed è la base del gioco, è qua che creiamo mistero per chi volesse acquistare il gioco. Bene. Allora, adesso ci lasciamo, non voglio spoilerarvi troppo, non voglio neanche rischiare di arrivare al punto in cui non si può più mostrare nulla. Diciamo che per il momento basta così, finiamo qua. Sì. Però fateci sapere se volete un proseguo dell'avventura. Noi rimaniamo disponibili, a voi la scelta. Sì, l'esperto in inglese e in cultura giapponese è sempre contento di dare una mano e di venire a registrare video qua con me. Detto questo, io vi ringrazio tutti e vi saluto alla prossima, ragazzi, e ciao ciao. Ciao a tutti.